Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video, un po' diverso dal solito perché oggi vi propongo questo DIY. Si tratta di una tutina, di un vestitino per neonata e siccome non ho trovato molto in italiano, ho pensato appunto di farvi appunto questa versione in italiano. Io ho preso ispirazione da una ragazza spagnola che è pazzesca, veramente bravissima. Vi lascio ovviamente qua sotto il link del suo blog dove trovate i suoi tutorial e anche i suoi cartamodelli, ovviamente tutto in spagnolo, e io appunto ho pensato di tradurlo in italiano. Mi scuso già se il tutorial non è professionalissimo, non sarà appunto spiegato come da una sarta, perché io non sono una sarta, ma il vecchio lavoro era quello di stilista, no? E la mia passione principalmente è questa, quindi diciamo che mi diletto più che altro per la versione di ciò che è il progetto, eccetera, non tanto per la realizzazione. Però in questo momento ho sentito il ritorno alle origini, non so come dire, però mi sembrava una cosa carina da fare e avevo voglia di fare qualcosa per appunto la mia bimba in arrivo, e quindi mi sono di nuovo cimentata come ai tempi della scuola nel cucito. Io spero che comunque vi possa magari essere un po' utile e magari vi possa dare qualche idea. Il vestitino di cui sto parlando è questo qua, e io appunto ho preso ispirazione dal suo, non è uguale, è identico, ho cambiato le spalline, ho aggiunto questo particolare sul fondo, però lo trovavo veramente delizioso. E poi sotto ha abbinate le sue mutandine, il copripannolino, che quindi risulta finito così. Appunto, io l'ho trovato molto molto carino e come si può dire, mi sto prendendo bene, e quindi ho continuato per esempio facendo quest'altro vestitino qua, con mi è venuto in mente di fare anche la fascetta come dettaglio. Anche questo ho tratto ispirazione, qua non era con due strati, ne aveva questa passamaneria, insomma, né questo bordino. Diciamo che io non ne so molto di modelli di bimbi, perché mi sono sempre occupato della donna, e quindi appunto ho guardato questi tutorial per più che altro per i cartamodelli, perché da lì poi si può sviluppare tutto quello che volete, basta avere una base, un'idea delle misure, e poi da lì io li ho fatti tutti dai 3 ai 6 mesi, quella fascia di taglia lì, perché bimbi crescono super mega velocemente, già questi non li metterà niente, però appunto è una cosa molto sfiziosa e molto carina secondo me da fare. Se mi seguite su Instagram avete già visto le foto, e ho già in progetto, in cantiere, altri modellini da fare, perciò se non volete perderveli seguitemi su Instagram. Questa qua è la mia pagina, il mio profilo. Io vi aspetto numerosissime e io vi lascio al video. Grazie mille, un bacione. Allora, mettiamo il nostro cartamodello sul tessuto piegato a metà, quindi in doppio, dritto contro dritto, e abbiamo il cartamodello della parte anteriore e quella della parte posteriore, tutte e due parallele col dritto filo alla cimossa. La parte posteriore dovrà essere tagliata 4 volte, invece la parte davanti dovrà essere tagliata solo 2 volte. A questo punto ci troviamo quindi con i 2 pezzi del davanti e i 4 del dietro. Mettiamo in doppio tutti i pezzi e mettiamo le nostre spalline, quelli che saranno, che fungeranno appunto da spalline. Io in questo caso ho messo dei laccetti. Poi tagliamo 3 strisce. Io in questo caso, avendolo fatto da 0 ai 3 mesi, taglio una striscia da 45 cm per 8, una da 75 per 8 e una da 1,10 m per 8. Dalla prima striscia la piego a metà, quindi tutte e due le parti laterali devono andare al centro, taglio il giro manica, quindi la parte esterna.
Adesso vado a fermare le parti dietro e la parte davanti con annessi le nostre spalline, i nostri laccetti. Finito di cucire tutto intorno, tagliamo gli angolini per riuscire a rigirare al meglio il nostro pezzo. Abbiamo le nostre spalline che sono fermate nella parte davanti e nella parte dietro. Per aiutarci, se vogliamo, possiamo usare anche un ago o una spilla da paglia, insomma, per riuscire a far uscire al meglio il nostro angolino. Poi passiamo alle balze. Cosa facciamo? Le arricciamo tutte passandole sotto la macchina da cucire o a mano con un punto lento, e le arricciamo appunto e uniamo la prima balza, ovvero quella più corta, con il pezzo sopra. Mettiamo dritto contro dritto e andiamo a cucire, stando attenti appunto a mettere l'arricciatura ben omogenea. Ok, ci ritroviamo quindi con la nostra prima balza attaccata. Nel frattempo avevo anche messo il bordino nel giro sisia, che è semplicemente una striscia tagliata in sbieco a 45 gradi che va a bordare il giro sisia. Qui vi faccio vedere come io vado ad arricciare la balza, quindi faccio un punto lento a un centimetro più o meno, che poi successivamente andrò ad arricciare tirando i fili piano piano senza romperli. Ok, ho attaccato anche la seconda balza e adesso vado a bordare la parte laterale, l'estremità diciamo posteriore. Ho tagliato una semplice striscia di 4 cm che piego in due proprio per andare a ripulire quello che è la parte dietro. Mi aiuto con gli sfilli che pian piano poi vado a togliere, onde evitare di farli incastrare poi nella macchina da cucire. Ed ecco qua, abbiamo il nostro bordino posteriore del centro dietro pulito. In questo spazio nel vestito originale erano state fatte poi delle asole per i bottoni. Io per praticità, anche se magari è meno decorativo, metterò un pezzettino di velcro. Nel frattempo ho anche attaccato il nostro bordino davanti al resto delle balze, quindi è stato molto facile, è bastato incastrarlo all'interno e sono andata poi a cucirlo, ovviamente con i bordini rigirati verso l'interno per far sì che fossero puliti. Adesso sto facendo il bordo sul fondo dell'ultima balza per anche qui renderla pulita e ho deciso di attaccare con una semplice impuntura un pizzo macramè sul fondo per ornamento, diciamo, come passamaneria. Come ulteriore passaggio decido anche di fare un'impuntura a filo tra le balze, tra una balza e l'altra, per appiattire al meglio la cucitura sottostante. Qui vi mostro come sono andata a inserire nella parte dietro delle balze al bordino superiore. Ho rigirato ovviamente il bordino sul fondo per far sì che risultasse pulito. Poi con una semplice impuntura a filo sono andata ad unire le due parti. Ok, adesso partiamo con la mutandina, mettiamo il nostro cartamodello sul tessuto, sempre in doppio, dritto contro dritto, e andiamo a tagliare a filo perché il margine di cucitura di 1,5 cm è compreso. E ci ritroviamo con questi nostri due pezzi. Andiamo allora a cucire i lati della nostra mutandina. Mettiamo la nostra cucitura nel centro e andiamo a cucire la parte sotto. Questa mutandina è comoda perché avrà appunto la cucitura al centro invece che ai lati. Ad
Adesso puntiamo i nostri bordini, quindi in vita e delle gambine. Puntiamo a metà e poi li rigiriamo su se stessi, così viene il bordino pulito e sarà poi quello dove lo spazio dove andremo a inserire il nostro elastico. Io preferisco andare a cucire dal dritto in modo che appunto la cucitura sia già bella pulita. Ricordiamoci di lasciare un pezzettino senza cucitura perché sarà il buchino da dove passerà appunto il nostro elastico. Ho cucito il buchino che appunto era rimasto e voilà, la nostra mutandina è fatta. All'interno ho messo appunto il nostro elastico che sono andata a fermare con la macchina da cucire. Mi sono tenuta un po' larghina perché appunto non so le cosciotte quanto saranno grosse, preferisco che sia comodo piuttosto che stretto. Ed ecco qua il vestitino finito, io spero vi sia stato un po' utile, vi sia piaciuto. Se volete vedere altre mie creazioni mi trovate su Instagram. Un bacio, ciao!